Ribenvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora in Val Gardena, oggi è l'ultimo giorno dei 5 del discorso qua. E oggi siamo saliti a Ciampinoi. Qui è il punto di arrivo e qui alle mie spalle ci sono tutti dei panorami eccezionali. Sul lato opposto, Seceda, dove eravamo ieri. Prima meta della giornata, viewpoint qui sopra. Adesso proseguiamo la camminata verso il rifugio Comici. Sono circa 40 minuti di cammino, per cui una cosa abbastanza semplice. Allora, rifugio Comici raggiunto, è qua alle nostre spalle. 40 minuti giusti. E adesso ci dirigiamo verso Passo Sella, che è proprio qua. In front of us, stacca sopra, eccolo là. Altri 40 minuti e arriviamo. Qui di fronte abbiamo il Passo del Gardena e proprio là in mezzo c'è l'hotel dove siamo noi di stazza, i nostri alloggiamenti. Guardate che roba. Ecco qua le mucchine. Tu sei giovane però. Ecco qua, di fronte a noi il gruppo del Sella. Metto un po' a destra, così si può vedere e far volare. Passo Sella l'abbiamo raggiunto, eccolo qua, e adesso andiamo a farci un fuori programma, andiamo su al Sassolungo con queste bidoncine, si chiama bidoncine, la bidonvia, fin lassù in mezzo, a dopo.
signori, siamo arrivati al rifugio Tony de Metz 2685, Forcella del Sassolungo. Uno spettacolo osceno. Bello, bello, bello. Questa escursione, fuori da ogni pronostico, merita veramente tanto. Fuori programma. Anche oggi shopping l'abbiamo fatto. Mi raccomando, se passate, comprate, pagate. Non fate i merenderos. Eccoci, pausa pranzo fatta in questa magnifica location. Fucsia, ananas, è la donna dell'ananas. Adesso ripartiamo, faccio ripartire, scusate la mano, il cronometro e ritorniamo verso la cabinovia di Ciampinoi, non mi veniva la parola. Salutiamo il passo Sella, stupendo, anche il cielo oggi è meraviglioso. Direzione, va. Mamma mia, ma ti fa un po' paura guardarla così. È un po' arrogante, è un po' imponente. Arrogante. Bellissimo questo sentiero, tutto in mezzo al prato, con le mucche al pascolo, i campanacci che suonano e il profumo di mucca. Via. E io che cado. Salve, buon pranzo. Modello numero 4, Giuditta. Siamo già arrivati al rifugio Comici e adesso scendiamo, destinazione cabinovia. Come si chiama la cabinovia? Non mi ricordo più. Lassù in lontananza la nostra meta. Dobbiamo percorrere tutta questa stradina qui e ci spacchiamo le caviglie. Qualcuno qua dice le parolacce e non sono io. Ancora. Ultimo tratto in salita, ma il panorama è sempre eccezionale. Eccoci arrivati a Ciampinoi. C'è il rifugio con la cabinovia che useremo per scendere. Abbiamo chiuso sotto i 9 km di poco con 2 ore 40. È stato un bellissimo percorso. I panorami, inutile dirvelo, sono eccellenti. Adesso chiudiamo, ci vediamo domani col prossimo video. Grazie per la visione. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.